bentornati tutti quanti su Canale Bufera TV. Io sono sempre il vostro Sesamo. Oggi vi porto la recensione, con spoiler ovviamente, di Venom, la furia di Kamis. Anzi, cambierò titolo. Il titolo sarà Venom, la furia di Sesamo. Perché questa merda di film non sa né in cielo né in terra. Partiamo da Carnage, appunto, il villain di questo secondo film, che devo dire che comunque la sua nascita è una vera merda scritta e finita. Perché Cletus Cassidy, durante l'intervista a Eddie Brock, morde la mano di Eddie e questo l'infetta un po' di sangue di Venom e si trasforma in Carnage. Ora, partiamo dal presupposto che è una grande puttanata, perché se è vero che una goccia di sangue di Eddie può infettare e trasformare un altro in un simbionte, chiunque dovrebbe stare lontano da Eddie Brock. È un soggetto pericoloso, veramente pericoloso, perché se una sola goccia può trasformarti in un simbionte, anche se questa è una puttanata, perché i simbionti non si riproducono in questa maniera, però vabbè, lasciamo perdere. E il personaggio messo di Woody Harrelson, quindi Cletus Cassidy, è veramente sopra le righe. Lo è sopra le righe anche nei fumetti, ovviamente, ma è sopra le righe a livelli veramente ridicoli. È un coglione, è un deficiente. E la sua fidanzata, che è Shriek del film, che ha il potere di urlare, quindi sfondare tutto e tipo, è un'altra rincoglionita, perché nella scena dove vediamo Shriek che urla per aiutare Carnage a combattere i poliziotti che stanno inseguendo, Cletus dice non urlare perché gli fai male. E anche qui, caro Cletus, tu gli dici non urlare perché gli fai male a questo cazzo indiano, no? Però il problema è che, caro mio, non ti fai due domande su come è entrato questo simbionte dentro? Due domande non te le fai? No! Chi sei? Cosa? No! Questi due flirtano, non sono neanche collegati da un legame così profondo. Voglio il tuo aiuto, che voglio sposarmi con mia moglie, poi fermiamo Eddie Brock, ma non si capisce niente. La trama non esiste. Le scene sono montate a caso. E comunque stavo dicendo appunto che Shriek è urlando e lui gli dice appunto che di non farlo più. Questa lo fa per altre due volte. E a quel punto Carnage se la strossa, ma non ammassandola. Però veramente è una cogliona. Quando è morta, schiacciata dalla campana della cattedrale, mentre urlava come una deficiente, ho detto, finalmente si è levata dalle palle. Mai visto un personaggio così idiota. Il rapporto tra Eddie e Venom è veramente una roba fastidiosissima, fastidioso proprio. Perché se Venom che vuole scappare via da Eddie, perché bla bla, e perché continua a litigare, che lui non gli fa mangiare i cattivi, perché vuole essere vigilante, vuole essere eroe. Sì, Venom qui è una macchietta, un bambino di 3 anni che mette a fare battute ogni 2 cazzo di secondi. Non è possibile. Andy Serkis è un bravo attore. Ok, è stato Gollum della serie, della trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson, è stato King Kong con la motion capture e la CGI in Peter Jackson in King Kong, e poi naturalmente è stato anche Cesare nell'ultima saga del Pianeta delle Scimmie. Insomma, è un bravo attore, anche in Age of Ultron mi è piaciuto, anche come Ulysses Klaue in Black Panther mi è piaciuto, ma non fatevi toccare la macchina alla presa, perché vi giuro che nel combattimento finale non si capiva una massa. Anche qui, la furia di Carnage. Tutti vogliono la lotta tra Venom e Carnage, e dove arriva la lotta? Negli ultimi 15 minuti di film. L'unico scontro che c'è tra Venom e Carnage è alla fine del film. Ora, voi mi dovete spiegare come cazzo è possibile fare una roba del genere. Ma poi le battute sono fastidiose. Nel primo sera non era un problema, però comunque erano abbastanza sopportabili. Qui, ogni secondo, Venom si deve lamentare di qualcosa. Basta, puoi essere al corpo di Eddie. Si attacca gente a caso, non essere mai attaccato, e quindi diciamo che soffre, poi dopo si riattacca Eddie, perché la moglie, l'ex fidanzata Anne, va da Venom a cercarlo, che ritorna da Eddie, perché questo problema dobbiamo risolverlo. Cioè, quella casa, allora, Venom ritorna da Eddie solo quando sei un cazzo di simbionte gigantesco in giro che semina caos. Le scene di violenza. Non c'è violenza, non c'è violenza, non c'è una goccia di sangue. Non si vede una testa staccata, e fa vedere proprio la scena dove Carnage e Venom mordono teste, ma non fa vedere che si staccano, perché ovviamente ovviamente non può essere un film violento Venom, figuriamoci, se un simbionte alto 3 metri che mangia teste non può essere un film violento, ovviamente, cazzo di alien. La scena della discoteca con Venom che difende tutte le diverse reportate del sesso, non si può vedere, non si può vedere quella roba. Siamo un coglione, Venom, è un coglione, Eddie Brock è ancora più un coglione, mi dispiace per Tom Hardy, perché è un bravo attore, ma qui Tom Hardy ha fatto un'interpretazione col culo, veramente, nel senso della parola. Ha recitato veramente malissimo.
sembra un ubriacone, sembra Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi La Vendetta di Salazar, quando veramente era allo sbaraglio dell'ubriachessa. Ecco, stessa cosa. È un coglione, si fa picchiare da Venom. Non sa che cazzo vuole fare nella sua vita. Boh, veramente ragazzi, è un coglione qui. È di Brock. Poi il fidanzato di Anne, che lei tanto vuole sposare. Tra l'altro qui la relazione tra i due non l'ho capito ora. Sembrerebbe che qui dovevano chiudere la relazione tra Anne e Andy e quindi farli tornare insieme, ma non sono tornati insieme. Ancora. Quindi, per quanto ancora davanti questa stronzata di Anne e Andy continuano a litigare e non volersi bene come sul serio, nonostante Venom gli salvi sempre la vita a Anne. Poi, il fidanzato di Anne attuale, infatti, Dan, il dottor Dan, arriva alla chiesa di dico, ma dove cazzo è sbucato fuori questo mo? Come ha fatto a sapere che ruolo lì alla chiesa? Ha letto la lettera a Strick perché aveva rapito Hen per attirare appunto Eddie Brock e la chiesa. Però beh, questo arriva dal nulla, boh, inizia a fare cose, salva gente, si riattacca a Venom, non si capisce un... Ho detto, ti assena un bordello assoluto, non si capisce niente. E all'inizio del film vediamo Strick, la ragazza di Cletus, che praticamente la portano via dal manicomio dove era prigioniera, quando era giovane, per portarla in un altro istituto, che era Ravencroft. Ecco qui, le scene sono andate a cazzo veramente, perché c'è la scena di Ravencroft che vediamo prigioniera, lei, dentro un'attacca di vetro, in modo che si urla non si può infrangere il vetro praticamente. E poi vediamo invece Cletus, l'inquadratura subito dopo, e uno dico, ma Cletus e sono nella stessa struttura, sono nel Ravencroft. No, poi si scopre che lei è Ravencroft, mentre Cletus è la prigione di San Quintino, adesso non mi ricordo come si chiama. Poi dico, ma che montaggio avete fatto? Che montaggio è questo? Questa è una cosa grave. È un problema di sceneggiatura, un problema di scrittura, ma come cazzo avete fatto sto merda di film? Io non lo so. È peggio del primo, in tutto, non si salva niente. Arriva, appunto, stavo dicendo che Strick esce fuori da questa merda, porta le prigioni, il poliziotto... Strick si libera, cerca di uscire tutti i poliziotti, poi il poliziotto è rimasto in vita, li spara, ha un occhio e la sfigura. Quello stesso poliziotto dopo lei lo ritrova, che è diventato commissario adesso, e praticamente non si sa come viene infettato la Strick, perché gli si accendono gli occhi dello stesso colore suo. Mi dico, ma come cazzo ha fatto a infettarsi questo? Mi sono perso qualche passaggio? Le scene erano movimentate, però dai, si vede proprio che sia una scena che non è dettagliata, ma tanto anche. E poi, naturalmente, passiamo alla post-credit, che è l'unica cosa, veramente, che da un lato salva il film, ma dall'altro mi fa venire la pelle d'oca e i brividi per quello che potrebbe accadere in futuro. Vediamo, Eddie e Venom sparsi ai Caraibi, non so che zona, un'isola tropicale, e sono in questa camera d'albergo che vedono questa soap opera. Venom inizia a parlargli dell'alveare, tutto il multiverso, dove ci sono gli altri simbionti, ovviamente, quindi se è un riferimento all'alveare simbiontico nel terzo film, non lo so, vedremo un po', perché Venom 3 lo faranno, purtroppo, ma lo faranno, e visto che comunque con i cassi stanno bene, e se questo forte boato, il flash è forte, e vengono teletrasportati in un'altra camera, Venom e Eddie e Brock si rendono conto che non sono più nella stessa stanza, e disse a Venom cosa hai fatto, no, io non ho fatto niente, si avvicinano al televisore, vedono che in programma non c'è più la soap opera, ma il programma di Jason Jameson nel finale di Spider-Man Far From Home, che sta rivelando a tutti quanti che il nome di Spider-Man è Peter Parker. Vediamo Holland senza la maschera, e Venom che lecca la lingua del televisore dicendo quel tipetto. Chiaro riferimento che ormai Venom è nel Marvel Cinematic Universe. Finalmente, sono fatto in serie grazie ai multiversi, ok. Ma dall'altra parte questa scena mi ha messo un po' di brividi, perché se questo coglione di Venom dovrà interagire con lo Spidey di Holland, io giuro che mi suicido. Perché è una roba che non si può guardare. Quindi o li fanno cambiare un attimo il carattere Venom, lo rendono aggressivo, brutale e terrificante come quello di Spider-Man 3, interpretato da Topher Grace, che per ora è l'unico Venom che si salva. Cioè, questo a livello estetico si sta, ma il Venom di Topher Grace è fantastico, non si niente da dire. Il Venom migliore è quello di Spider-Man 3. E su questo ho detto tutto. E se lo rendono come quello di Spider-Man 3, che diventa all'improvviso malvagio Venom, ok, si sta. Finalmente può scontrarsi con Spider-Man, perché altrimenti non avrebbe senso. Venom un coglione, Spidey di Holland ne combina di cotte e di crude, anche se comunque si sta, dai, perché è ancora giovane, anche se credo che dopo New Home
il suo percorso di maturità, se userà il termine, sarà veramente Spider-Man finalmente, perché comunque tra tutto quello che succederà, i multiversi, i villain, il ritorno degli altri Spider-Man, Doctor Strange, lui che deve sopportare il peso della sua identità rivelata, insomma se avrà un bel po' di peso addosso Peter in quel film, quindi secondo me alla fine di No Way Home vedremo il vero Spider-Man, se no anche addirittura nel corso del film, io spero che sia così. E niente, per questo Venom una fuori dei canali il mio voto è 4. Mi dispiace, ma veramente non si salva niente, ragazzi. Si salva la post credit per curiosità. Per curiosità, solo per quello. Ma vi giuro che potete saltare i minuti tranquillamente di tutti quanti i film, e devi solo la post credit che merita, almeno quella, merita in parte, non è tutto. Perché in un'ora e mezza di film, il problema è stato questo, farlo durare un'ora e mezza. Non si può fare un cinecomic di un'ora e mezza di stile così male. Non c'è feedback tra i personaggi, non c'è feedback tra Carnage e Cletus, a meno Eddie quando ha incontrato Venom si è chiesto domande, tu chi sei, da dove vieni, questo no, questo boh, Carnage poi prende il sopravvento e comanda comanda Cletus, non si capisce una massa, ragazzi, è veramente un film confusionario, se le montate a caso, una roba indecifrabile, una schifezza totale, boh, non lo so, io non salvo niente, chi per carità, i gusti sono gusti, ma dire oggettivamente che questo film è bello è avere un problema. Perché se è un'oggettività nella scrittura di una sceneggiatura che sanno anche i bambini di 2 anni, e anche a livello registico se è un'oggettività, questo film a livello registico fa cagare. Se è il combattimento finale che sembra di avere il mal di stomaco perché le scene sono talmente veloci e confusionarie che non si capisce Venom e Carnage come cazzo stanno combattendo. Quindi, per favore, questo film evitate, se possibile, di andarlo a vedere in sala. Sì, da me non avete mai sentito una frase del genere, ma veramente qui siamo all'orlo. Siamo all'orlo. Sì, sono contento se andate a vederlo al cinema, per carità, perché le sale hanno sempre bisogno di incassi, tutto quanto, ora ci stiamo anche riprendendo, quindi va benissimo, il cinema ha sempre bisogno di incassi. Però fare incassare sto film è come probabilmente attaccarsi al tubo del gas e farsi saltare in aria, veramente. Ragazzi, non è un film questo, non è un cinecomic, non è Venom, porca puttana, non è Venom, non è il Venom fumettistico, a parte anche quello di Spider-Man lo era, ma era più fedele almeno, era più cattivo. Venom è un cazzo d'alieno che deve mangiare teste, deve fare del suo meglio. Qui non c'è questa cosa, fatemi sapere nel commento sotto cosa ne pensate di questo film e noi ci vediamo al prossimo video recensione. Ciao a tutti, porca miseria.